dovuto tenere le redini della trattativa dal momento. Allora, i reati contestati ai soggetti coinvolti nel procedimento penale relativo all'affidamento della piscina comunale di Crotone sono, per quanto riguarda il reato di cui è l'articolo 353 bis del codice penale, la turbativa del procedimento di scelta del contraente, sono il sindaco di Crotone Ugo Pugliese, l'assessore allo sport Giuseppe Frisenda in duplice veste in quanto appartenente anche al consorzio sportivo da Ippo, l'ingegnere Germinara quale dirigente del quarto settore del comune, Ape Emilio in quanto ex dipendente del comune di Crotone ma membro del consorzio sportivo da Ippo e Paonessa Daniele in quanto delegato poli provinciale anche egli appartenente al consorzio sportivo da Ippo. Per quanto riguarda questa tipologia di reato sicuramente è stato possibile individuarla nell'ambito di un'attività complessa di indagine che ha trovato riscontro in numerose conversazioni telefoniche che sono state chiaramente analizzate punto per punto oltre che in una corposa acquisizione documentale che è stata fatta presso gli uffici competenti che ha permesso alla Digos di ricostruire in realtà come questo procedimento amministrativo che in realtà doveva essere il luogo, la sede naturale in cui si perseguiva l'interesse pubblico, in realtà era il luogo, la sede principale in cui avvenivano degli accordi collusivi tra i soggetti pubblici e i soggetti privati, cioè i soggetti appartenenti al consorzio sportivo da Ippo, per l'affidamento di una piscina comunale, quindi di un bene pubblico, nei confronti del consorzio alle condizioni che puntualmente il consorzio individuava. Consorzio sportivo da Ippo che già negli anni comunque sia aveva avuto in affidamento la gestione della piscina comunale e che si era dimostrato moroso nei confronti del comune in quanto in realtà c'è un danno economico erariale di più di 1 milione di euro in quanto non pagava le utenze al comune per quanto riguarda la gestione della piscina comunale, motivo per il quale quindi un soggetto pubblico avrebbe dovuto ben guardarsi da riaffidare lo stesso bene al soggetto che in realtà invece no, vi erano degli accordi privati, clandestini, che in base ai quali poi in realtà questa piscina veniva puntualmente riaffidata al consorzio sportivo da Ippo alle condizioni dettate, come mi riferisco nella fattispecie a un aumento delle tariffe di ingresso all'interno della piscina comunale e sicuramente anche a una riapertura immediata della stessa. Dico per il quale questa procedura in realtà risulta turbata e i riscontri ci sono stati nell'attività di intercettazione e acquisizione documentale. Nel senso con quali costi per la collettività, perché quello fu l'oggetto primario della contestazione della Corte dei Conti.